Dal palco dell'Ariston di Sanremo a quello del Teatro Giordano di Foggia, un ritorno a casa che ha più il sapore di una ripartenza da casa, dagli affetti più cari e più intimi, un viaggio suggestivo e ricco di emozioni, quello che Luca Gaudiano, in arte Gaudiano, è pronto ad intraprendere e donare attraverso la sua musica e i suoi testi che risuoneranno il 24 settembre proprio dal Teatro Giordano. Un modo per omaggiare e ringraziare la sua città per essere stata accanto al giovane cantautore foggiano nei giorni delicati di Sanremo Giovani, che lo ha visto vincitore nella passata edizione con la canzone Polvere da Sparo. Inizio da Foggia perché prima di tutto non voglio correre il rischio assolutamente che la mia città possa anche solo minimamente pensare che non sia nel mio cuore. Non voglio che si possa immaginare che ok, adesso Gaudiano va in TV, nelle TV nazionali, lo ospitano nei programmi, vince i premi e quindi di conseguenza si dimentica della sua città. No, assolutamente, tutto deve partire da un ritorno alle origini. E di conseguenza il secondo motivo per il quale parto dalla mia città è proprio perché quando io ho iniziato a fare musica, io mi muovevo fra le strade di questa città, e che conosco come se fossero i corridoi di casa mia, e associo la mia città alla mia casa, e di conseguenza non potevo che partire da casa. È stata una scelta assolutamente spontanea, non ci ho ragionato su due volte. Dovevo ringraziare la mia città per quanto mi è stata vicino, quindi la prima data, la data zero, che non è la data 1, che è un linguaggio specifico nel mondo dei concerti, è proprio da Foggia, proprio perché io da Foggia sono partito da zero. L'appuntamento è il 24 al il Teatro 24 Giordano. Il 24 settembre al Teatro Giordano, ci sarà anche il premio. Sì, non l'abbiamo presentato perché insomma sono quelle cose che non hanno sì, bisogno. Non hanno bisogno, di presentazioni, però ci tenevo a portare il simbolo della vittoria, secondo me comune, perché il televoto ha contato tantissimo. Io quella sera ho avuto il 33% di televoto, e su uno share di 12 milioni di persone la mia città ha contato veramente tanto.